Siamo con Caterina Bonori, allora questa 2 giorni molto importante per Corigliano e per questo territorio che secondo me ha degli scorci bellissimi però non valorizzati. Vogliamo andare a spiegare anche un po' il vostro spirito su questa iniziativa, questa città che vogliamo fare diventare vivibile, visibile nei suoi aspetti più belli. Sì, allora noi quando abbiamo immaginato questa 2 giorni, come diceva anche prima Sergio, abbiamo voluto dare una forte connotazione locale, quindi osservare e prendere in considerazione quello che c'è nella città di Corigliano e soprattutto quello che non si vede, quello che è ancora nascosto, invisibile appunto. Però abbiamo anche pensato di dare così, di aprire un po' lo sguardo e quindi di dare una visione più ampia. Per questo abbiamo aderito alla rete delle città in comune, che è una rete nazionale a cui aderiscono amministrazioni, consiglieri, associazioni, movimenti, singoli cittadini che diciamo, vogliono costruire un'alternativa. Quindi si uniscono per mettere insieme una sorta di cassetta degli attrezzi che può essere destinata a chiunque vuole avere degli strumenti per poter valorizzare anche, e non solo valorizzare ma mettere anche mettere insieme, fare proprio rete, infatti si chiama rete delle città. In parallelo con quello che noi facciamo spesso, ossia le denunce, perché venire qui in questo orto tramonti, in questo scorcio di Corigliano e dire c'è sporco, sembra alla fine poi retorica e banalità, invece inserire Corigliano in un contesto più ampio, penso che comunque anche la città lo meriti. Ah certo, lo merita, lo meritiamo tutti e penso che possa essere anche un processo, come dire, bionivoco, nel senso noi aderiamo alla rete delle città in comune e quindi anche quello che uscirà dalle proposte concrete che vogliamo mettere in atto con questi 2 giorni verrà messo a disposizione di tutti gli altri paesi, delle altre amministrazioni, delle altre aderenti a questa rete di città in comune. Step quindi, by step, quali sono i passaggi? Ci sarà questa 2 giorni con tanto impegno, sì, proposte, dibattiti, ma poi anche nella praticità? Allora, nella praticità io ti parlo, diciamo così, da un punto di vista più appunto nazionale. Sì. Aderiamo a questa carovana. Le città in comune che cosa hanno pensato di fare? Hanno pensato di creare una sorta di carovana che gira per le città d'Italia, per i paesi d'Italia, per quei paesi che hanno appunto voglia di rimettersi in gioco. E questa carovana, chiamata Piazza dell'Alternativa, passa, fa tappe. Chi ha voglia di proporsi aderisce e quindi questo è, diciamo, è la cornice entro cui noi vogliamo fare questa iniziativa e da cui ripartiremo dopo la 2 giorni, quindi entrando in un percorso, in un processo molto più ampio di proposte, di confronti, di tessitura di relazioni. Un flash finale, la cartolina di Corigliano, che sensazioni ha quando passeggia per questo centro storico? Allora, io ne ho 2 e penso che... Un po' di rabbia. Un po' di rabbia, un po' tanta rabbia, perché comunque come in questo luogo, come si vede, il luogo dove siamo adesso, è proprio il senso di abbandono, sembra un luogo dimenticato, quando invece la bellezza e la ricchezza che può offrire questa città, questo paese, sono comunque visibili. Il problema è proprio che renderli ci sono dei pezzi veramente dimenticati. Allora, grazie a Caterina Bonori e buon lavoro. Grazie a te.